Eccoci qua, mancano davvero pochissimi minuti e poi questa tenda rossa si aprirà e sarà sicuramente magia con il Teatro di Edoardo. Siamo con la compagnia vincitrice della sesta edizione di Proscenio, l'arte della commedia in TV, la compagnia FSSL, rappresentata, io direi, splendidamente da un grande Domenico Palmiro. Allora, che emozione sarà? Dai, manca poco davvero. Ma siamo tutti quanti qua, siamo pronti e andrà di nuovo in scena uno degli spettacoli, uno degli allestimenti più grandi della nostra compagnia, un allestimento molto complesso, molto complicato. Abbiamo finito poco fa di provare i cambi scena che saranno a vista, e è un allestimento grande, insomma è stato una gioia enorme far sì che insomma tutti rientrassero nel premio che abbiamo vinto. Rispetto ad altri spettacoli che hanno un cast, dei cast più ridotti, sono contento che abbiamo avuto la possibilità di poter portare qui il contratto, perché è uno spettacolo, ripeto, che ci ha dato tante soddisfazioni. Questa è la settima, ottava volta che lo facciamo. E che coinvolge tutti, come dicevi. Quindi la scelta, diciamo, del testo, il contratto rispetto a quello che ha vinto a Proscenio, che era Non ti pago, no. È stato per questo soprattutto? No, era lo stesso. Comunque sono due spettacoli con un cast molto molto numeroso. E il contratto è al pari di Non ti pago, forse non è neanche un caso per questo. È una festa, è una gioia in tutti i sensi. Una festa macabra, no? La amiamo definirla per la storia, per la trama che ha, però è bello e gioioso farla con tutti. C'era nei programmi magari qualche volta di venire qui al Sommarte di Somma Vesuviano? È stata un'esperienza nuova? Com'è andata? Perché vedo parecchia gente. Sì, no, non era nei nostri programmi, quindi tra le tante gioie che ne abbiamo avuto è stata proprio, c'è stata anche quella di venire per la prima volta in questo magnifico teatro con del personale splendido, un teatro bellissimo, ben curato, fatto bene, quindi è stata una bella esperienza anche in questo. Che cos'è un uomo senza danaro? È un corpo senza anima, un morto. E tu morto eri. Morto che camminavo però. Morto di fame. E tu mi hai fatto resuscitare. Allora, vi devo salutare, devo dire, la posso dire quella parola che si dice prima di andare in scena? Sì, vabbè, ma tanto... Ma tanto la diciamo tutti insieme! Merda! E ci vediamo alla prossima edizione di Proscenio! Saremo felicissimi di presentarvi, magari il contratto! Bravo, grazie!